Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo Win Apple Blog. Un saluto da parte di Marco Periu che vi dà il benvenuto a questo mio nuovo Win Apple Blog. Oggi di cosa parliamo? Questo video innanzitutto lo faccio come videoguida per una richiesta che ho avuto da parte di un utente che mi ha chiesto se potevo cortesemente vediamo se mi ritrovo di me. Forse è questa. Aspettate. Quello che mi crei integrato lo stesso, se mi fareste un video per questo, grazie. Questo carissimo utente The Apple Blog 100, che praticamente voleva sapere come creare uno sfondo simile a questo, o perlomeno uno sfondo con altri text 2. Allora, io ti farò vedere, tempo blog 100, due modi di utilizzare ArtText per poter fare queste specie di speed art, se così si possono chiamare. Io li chiamo semplicemente sfondi per il desktop. Uno è quello con, diciamo, come base uno sfondo multicolor, mentre invece un altro proprio come sfondo useremo questa immagine che io ho già scaricato casualmente da internet, ok? Bene, detto questo, faccio partire il Keynote. Thank you.
Come vedi, te proprio 200 ti ho fatto vedere solo, diciamo, in maniera It's zero hours. abbastanza veloce e brevemente questi due creazioni di questi due suoni, ma come sicuramente avrai notato, è molto ma molto semplice. Ci sono un sacco di altre, diciamo, personalizzazioni, si possono fare anche icone, si possono fare tantissime cose. Io per esempio ho fatto anche queste icone qua, vedete? Quindi, niente, Artex 2 è un programma che non è gratuito, ma come direbbe una mia carissima amica, lo puoi trovare tranquillamente, regalato. Detto questo, spero di esserti stato utile. Scusa se questo video non te l'ho fatto come ti avevo promesso alcuni giorni fa, comunque sia, spero che, ripeto, ti possa essere d'aiuto. Poi, per qualsiasi altra cosa, io sono qui, sia per te e sia per chi ha bisogno di qualche delucidazione per quanto riguarda questo, che secondo me è un programma veramente carino. Detto questo, Macuperio vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Ah, una cosa che dimenticavo, saluto il mio grandissimo amico Inside Windows XP. Oltre logicamente le mie carissime amiche Due Horizons e Maria Designer e anche Mister Alfa 50. Detto questo, Marco Pirro vi dà, diciamo, un arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!